La seconda commissione consiliare permanente dopo la Villa Medeo ha effettuato nei giorni scorsi anche un altro sopralluogo. Questa volta però si parla di sicurezza stradale, presenti anche gli assessori Ivan Rando ed Ettore Maria Garozzo, oltre al comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga. Più volte avevo già segnalato in commissione, nelle sedute con il dirigente a ramo, la pericolosità che questo attraversamento di via Guastaferro, in primis, che percorro cioè, quotidianamente, è dettato dal fatto che ha tre corsie, di cui due a salire che vanno dalla via Guastaferro alla via Leone XIII, dal fatto che c'è un flusso pedonale e veicolare elevatissimo nei punti, diciamo, cioè negli orari di punta, quindi all'ingresso e all'uscita dalle scuole, lì abbiamo il Luigi Russo e tutto questo preoccupava perché noi dobbiamo comunque cioè garantire la sicurezza in tutto il tessuto urbano. Allora la mia proposta qual è? Intanto quella di garantire la presenza di personale e purtroppo, visto che il comando PM non ha molto personale interno, a questo punto c'è predisponendo una convenzione con le associazioni di volontariato, quindi potrebbero essere cioè, carabinieri in congedo, per esempio, per garantire appunto la presenza fisica di una struttura che va a tutelare i pedoni. Abbiamo visto anche il tratto di Via Rosso di San Secondo, ma questo fuori diciamo, dalla seduta di commissione eravamo io, il consigliere Bruzzaniti e l'assessore Rando, proprio perché per andare a vedere anche altri tratti stradali, perché è chiaro che tutti quelli che sono nelle prossimità delle scuole vanno garantiti specialmente in orari di punta. Sul tema della sicurezza stradale, l'assessore Ivan Rando era già al lavoro dall'inizio del suo insediamento, puntando alla manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, alla sensibilizzazione al rispetto del codice stradale, anche attraverso possibili iniziative. Per quanto abbiamo per il momento colto l'invito del Presidente della Seconda Commissione al sopralluogo in via Guastaferro, non vanno dimenticate neanche per un secondo né le persone che hanno subito incidenti né vittime della strada in altri tratti stradali. Infatti, come di concerto con la Commissione, sto lavorando a questa direttiva assessoriale che tenga in considerazione tutte le arterie che maggiormente presentano criticità di diverso tipo, perché diverse sono le nature. Diverse sono le tipologie delle strade che percorriamo, diverse sono le fasce orarie nelle quali possiamo avere un maggior flusso veicolare o pedonale, diverse sono le motivazioni per le quali possano essere e debbano essere attenzionate alcune arterie rispetto ad altre. L'intenzione mia è quella di intervenire immediatamente e di concerto già con il dirigente a ramo, il dottore Peruga, e con il quale abbiamo verificato lo studio di fattibilità che intendo portare avanti, tutte quelle azioni che possano essere dei deterrenti, perché di questo si tratta. Dobbiamo sempre noi ispirarci al rispetto delle regole, perché in una città in cui si possa immaginare che non vi siano, per quanto sia utopistico, nessun incidente, nessuna vittima della strada, e quindi tutti possiamo essere perfettibili, ma il compito dell'amministrazione è quello di tenere alta la guardia con gli strumenti a disposizione. Diverse le proposte avanzate nel corso del sopralluogo, alcune delle quali sono state accolte. Queste proposte si legano a quelle che sono le mie idee che porterò ulteriormente in commissione per rappresentarle alla commissione stessa, ad esempio l'istituzione dei tratti stradali con il limite di velocità a 30 km/h, divieti di sorpasso o maggiore sensibilizzazione della cartellonistica verticale in ambito alla segnaletica degli attraversamenti pedonali più o meno luminosi a seconda appunto delle fasce orarie di maggiore flusso veicolare e pedonale, o ancora l'utilizzo dell'autovelox laddove è necessario.